Aspetta, Gabriele! No, vedi, sei subito stronzo. Come stronzo? Subito aggressivo. Scusa, come aggressivo? Aggressivo, Lorenzo, come sempre aggressivo. Guarda che ti assicuro che l'ultima cosa che voglio è essere aggressivo. Ecco, questa è la tua opinione, il risultato è un altro. Scusa, cerchiamo di ragionare. Guarda che io non sono aggressivo, sei tu che mi vedi così, o meglio, ti fa comodo vedermi così. Cioè, recidi sempre la parte della vittima. Questa è la tua opinione. Non puoi pensare sempre che sei piccola e indifesa, eh? Dico, ormai hai 30 anni, sono donna. Ma lo vedi che sei uno stronzo? Stai sempre ad insultarmi. Ora io non ti sto insultando. Io sto cercando di capire, cioè io cerco di farti capire. Eh già, perché tu sei sempre tutto, vero? Ti metti in cattedra, fai la tua lezioncina, io sono qui che ti ascolto e... Ma guarda che dico questo non perché io sono più intelligente, eh? No. No. Sei tu, no? Sei tu quella che dice di essere innamorata di me, quindi è chiaro che tu sei emotivamente più coinvolta. Ma quanto sei stronzo, ma lo vedi che ti piace farmi male? Guarda che a me dispiace questa situazione. Ma lo vedi che non vengo neanche più in ufficio, che non riesco più a lavorare? Io sento che tu non hai più fiducia in quello che dico, in quello che faccio. Ma non è vero, non ce l'ho con te. Non è che non ho più fiducia in te sul lavoro. Non ho più fiducia in te umanamente, come persona, ecco. Ma hai detto niente.